Dopo due sconfitte consecutive torna al successo la Fiat, che nel posticipo della settima giornata di Serie A espugna il Palatrento 74-70 e sale a 6 punti in classifica. È la prima affermazione esterna di Torino in questo campionato. Stesso bottino in graduatoria per la Dolomiti Energia, che patisce il terzo KO di fila, il secondo a domicilio. In avvio Jefferson e Hug provano a far scappare i padroni di casa, più 5, ma i viaggianti rispondono con l'ex poeta e passano a condurre in apertura di secondo periodo. Poi con Alibegovic, White e Wright gli ospiti toccano il più 5 sfruttando la maggiore precisione da 2. Nella ripresa la Fiat sale sul più 7 con Washington. Replica di Jefferson, Kraft, Lighty e Hug e parità al 23esimo, 52-51 al 30esimo. Alibegovic e Washington regalano 6 lunghezze di attivo ai piemontesi al 37esimo. Flaccadori colma il gap. Nel finale White e Wright decidono il confronto. 45% dal campo, 17 su 20 ai liberi e più 4 al rimbalzo per la Fiat, contro il 36% e 12 su 19 degli avversari. 21 con 8 su 10 da 2, 10 palloni catturati e 32 di valutazione per Washington. 14 e 8 falli subiti per White, 13 per Alibegovic. Dall'altro lato 12 per Flaccadori, stesso score con 8 falli subiti per Hug.